bene. Luca, se vuoi raccogliere questo assist, perché alcuni Vai. passaggi sono già stati Sì, detti, però la molto storia è complessa, complessa, eh? molto molto La storia è complessa. complessa. Intanto volevo ringraziare lei, bellissima da tutti i punti di vista. E, di questa storia io mi sono occupato dal 2015 al 2017, ho rincrociato molti di questi personaggi nell'ultima che ho fatto in aprile. E, è una storia complessissima, è una storia di corruzione internazionale per cui sono appunto, come ha detto Antonio, rinviati a giudizio e sono a processo i top manager dell'ENI, che stanno lì dal circa il 2010-2011. Descalzi, l'attuale amministratore delegato, era il vice di Scaroni all'epoca di questa storia, quindi completamente dentro tutta questa storia. Ora, mi era annotato un articolo interessante di Avvenire di qualche giorno fa, nella rassegna stampa che ancora ogni tanto si fa, nel quale il Papa arruola i petrolieri sul clima e il buon Descalzi risponde: incontro importante, c'è l'impegno comune per la transizione energetica, bisogna ridurre le emissioni di anidride carbonica, no? Ora, noi abbiamo la più alta sfera, i vertici della più grande multinazionale italiana di Stato, possiamo dirlo, ha un 30% di partecipazione, ma di fatto nomina al Ministero dell'Economia, nomina i più alti dirigenti della società, che accoglie appunto l'annuncio del Papa, no? Il proclama del Papa. Sono gli stessi dirigenti dell'ENI che non vengono toccati anche dall'attuale governo del rinnovamento. Purtroppo è un po' una spiegazione e una risposta a lei, no? Il Senato non fa, il governo non lancia l'emergenza climatica. Magari lo facesse, il problema è a monte, no? Cioè non neanche sposta e toglie di mezzo vertici che sono rinviati a giudizio, che sono a processo, quindi non sono indagati, stanno subendo un processo importante, noto a tutti, che racconta anche la BBC di Londra. Questo è un po' il tema da affrontare, no? Poi è sempre un tema politico nel quale la politica, anche quella del rinnovamento leghista e grillino, non riesce a scalzare poteri consolidati che sono quelli dello Stato e di questi vertici. Noi per raccontare questa storia nel 2017 ci siamo trovati in Congo. In Congo è stato pauroso ed emozionante. Siamo stati arrestati dopo aver fatto un'intervista proprio su questo tema, che Antonio ha accennato. Parte della tangente da un miliardo dovrebbe essere tornata ai vertici italiani. Tutto da dimostrare, difficilmente dimostrabile. Io però andai giù con un videomaker per intervistare un italiano, un imprenditore italiano che anche è stato sposato con la figlia di Sassou Nguesso, che in Congo è ormai una sorta di dittatore trentennale, e dopo aver fatto l'intervista siamo tornati in albergo, ci hanno preso, nel vero senso della parola, i servizi di sicurezza nazionali congolesi del Congo Brazzaville, no, del grande di Kinshasa che sta accanto. Il Congo Brazzaville è uno staterello che è grande come Roma, sono 5 milioni di abitanti, quindi tutti si conoscono. Noi abbiamo avuto l'incredibile idea di entrare dentro come turisti e pensare di uscirne fuori tranquillamente. Chiaramente non è andata così. Finita l'intervista, ci hanno preso, sequestrato, portato in una caserma totalmente anonima, grigia, come dei tempi sovietici, perché l'influenza è sempre stata quella, tutti in borghese, e ci ha salvato, dopo 2 giorni di totale silenzio, ci ha salvato il nostro ambasciatore, perché poi noi avevamo dei segnali con la redazione per far partire, diciamo, l'alert, ed è partito perché non davamo più informazioni. Ora, una cosa incredibile, le due cose incredibili sono state: da un lato l'ambasciatore che mi chiede che rapporti hai con l'ENI perché potrebbero darci una mano. Incredibile. Cioè, io sto in Congo, l'ambasciatore in quel momento me lo sono abbracciato, gli ho dato subito del tu come se fosse il migliore amico. Si è presentato, mancava la feluca, ma si è presentato come il più bel diplomatico italiano all'estero, vestito in cashmere, era bellissimo. Immaginate la situazione, ho vissuto 2 giorni in uno stanzino che era un bagno putrido e puzzolente e pieno di zanzare che massacravano tutta la notte, quindi dopo 2 giorni eravamo abbastanza storditi dal sonno e dalla stanchezza.
Però lui mi chiese questo: che rapporti avete voi con Eni? E gli ho detto: che rapporti ho con Eni? Sono anni che me ne occupo, io non ho nulla contro di loro in particolare, non è che lo faccio perché ho un nemico da battere, ho delle criticità da porre in evidenza. Loro già sapevano prima dell'ambasciatore del nostro arresto, perché hanno un tessuto di informazioni di security che non ha forse nulla da invidiare ai nostri apparati di sicurezza. Questo è questo è l'ENI. Un'altra cosa molto affascinante, prendetela con le pinze, nel senso, immaginate un giovane italiano che va all'estero, che non ha vissuto il colonialismo fascista. Il Congo Brazzaville è come se fosse un pezzo d'Italia all'estero, cioè la nostra potenza, io che non ho mai visto all'estero, cioè siamo quello che siamo all'estero e considerati anche abbastanza. Lì è evidente sempre grazie all'ENI, cioè lì c'è l'ospedale dell'ENI, ci sono le scuole dell'ENI, c'è lo stabilimento balneare dell'ENI, dove uno gira gli occhi c'è qualcosa che fa riferimento in Italia. E a me ha fatto impressione andare in Congo Brazzaville e leggere Caffè Milano piuttosto che Caffè Roma in giro per la piccola città. Però questa è la potenza di fuoco che ha una multinazionale del genere, quindi è multinazionale che se vuole può fare delle cose, no? Quello che chiede il Papa, e lui gli risponde sì, però in realtà è lo stesso amministratore delegato che da anni si è impegnato a cercare, come diceva Antonio nel video, di estrarre ancora petrolio e di andare a investire non solo lì alle coste, sulle coste nigeriane, ma anche in altri posti. Ad aprile sono andato in onda con il sistema Mara, non so se dice qualcosa, però l'abbiamo definito la Mara Giustizia. Di questi giorni sono le notizie del CSM, no? Questo school system, o meglio, tentavano di mettere le persone a capo di. Ora, tutto nasce dall'indagine di questo personaggio, di questo avvocato incredibile, come... Sono tutte storie assurde, cioè sono tutte spy storie da libri noir, che sono più vere perché sono reali, no? Ma diventano più vere di un libro stesso, cioè il paradosso è questo, uno le scrive la sceneggiatura, qui devi semplicemente metterla in video, andare a cercare le persone, intervistarle, raccontare delle storie che hanno della follia, secondo me. Ora, questo avvocato è un avvocato di Siracusa che 15 anni fa, partiamo da altri disastri ambientali che ha fatto Eni, a Priolo, avevano sversato in mare tonnellate di mercurio, le puerpere, le gestanti, avevano problemi e ci furono molti casi di malformazione di bambini, molti morti, molti aborti. Partì un'indagine, l'indagine si concluse con un'infinità di patteggiamenti. Chi gestì questa operazione da parte dell'ENI fu questo Piero Amara, che poi ci ritroviamo 20 anni dopo, siamo agli inizi del 2000, 20 anni dopo, a decidere le sorti al CSM piuttosto che da altre parti. È lo stesso Piero Amara, non so se avete sentito anche questo caso di cronaca del famoso complotto, e sempre qui rientra l'ENI, del complotto contro De Scalzi. Lui è riuscito a scrivere a tavolino, attraverso suoi fedeli factotum che gli girano e fanno di tutto e di più, è riuscito a fare delle denunce alla procura di Trani prima e poi presso la procura di Siracusa, inscenando un complotto internazionale ai danni dell'amministratore delegato di ENI. A Trani l'hanno respinto, la Guardia di Finanza ha detto non c'è nulla, non abbiamo trovato nulla, mentre Siracusa, corrompendo il PM ha tentato di portare avanti il procedimento, il tentativo era quello di delegittimare invece il processo contro la grande tangente da 1 miliardo, sempre in Nigeria, che nel frattempo la procura di Milano sta portando avanti, ormai è a processo. Vengono scoperti e il fascicolo va a Milano per competenza territoriale, e qui hai praticamente inizia tutto 10 anni fa con una maxi tangente in Nigeria. Hai un avvocato che
Vent'anni fa riuscì a risolverti dei casi penali per lo sversamento di mercurio a Priolo e la devastazione dell'aria. Lo stesso avvocato che crea un sistema parallelo, nel vero senso della parola, io l'ho intervistato, a me ha detto queste cose perché aveva da raccontare cose, perché in parte qualcuno l'ha mollato, in parte no, quindi qualche sassolino se l'è tolto, ha tentato di toglierlo. Lui aveva creato un sistema parallelo come se fosse un vero e proprio servizio di sicurezza interno, non istituzionale, che non doveva risultare. Abbiamo scoperto che facevano degli incontri in una sede riservata a Roma, vicino al ghetto, all'interno proprio del ghetto ebraico, nota addirittura agli addetti ai lavori, cioè molti di ENI non sanno che c'era questa sede che è stata venduta solo lo scorso giugno. E rientriamo con la politica. Chi era il suo uomo, i suoi uomini, le sue entrature nella politica che contava? Era Lotti, quello delle cronache di questi giorni, che prima di andare a parlare con i vari magistrati e giudici del CSM, colloquiava e ha parlato e ha tentato di gestire anche il green di ENI, tentando di portare un loro imprenditore che potesse vendere olio di palma all'ENI come se fosse l'unico fornitore ufficiale, e quelle erano le loro entrature. Ora, è abbastanza chiaro che nel governo precedente, cioè con i governi targati PD, anche se lì era una grande coalizione di volenterosi, anche lì arrivava fino al grande Alfano, di fatto nessuno li ha toccati, anzi sono sempre stati sostenuti da quei governi. Quello che non si capisce, o meglio, forse lo capiremo tra un po', è perché l'attuale governo, che ripeto, lungi da essere il mio governo, ci mancherebbe altro, però è quel governo del rinnovamento, ma che di rinnovamento ha ben poco.